Buonasera a tutti. In questo video volevo aggiornarvi su qualcosa che mi ha stupita, ovvero sto ricevendo più riscontro, quindi più risposte favorevoli dai musulmani che dai cristiani. Quando ho fatto i video sul falso Islam, che in pratica il falso Islam qual è? Quello che si traduce in una serie di regole e restrizioni, ma che non vede Gesù come il più grande profeta, il vero messaggero di Dio, colui che deve tornare alla fine dei tempi, perché così è scritto anche nel Corano, dove dice: Egli è un annuncio dell'ora, non dubitate né seguitemi, questa è la retta via. Che cosa significa questo versetto? E questo si deve dire perché siamo veramente alla fine dei giorni. Già sappiamo che il falso profeta, quindi il Dajjal, detto il grande ingannatore, il grande impostore, il servo di Satana, opera in questo mondo e si serve dei governanti di questo mondo per diffondere false dottrine, un falso Islam, qualcosa che non è né nella Bibbia né nel Corano. Egli è un annuncio dell'ora, significa che quando Gesù tornerà, quindi la traduzione esatta dall'arabo è una scienza o conoscenza dell'ora. Quando Gesù tornerà, si saprà che l'ora finale, quindi il giudizio finale, è vicino. Perché? Perché la promessa di Dio ai credenti è che quando Gesù verrà e ucciderà il falso profeta e tutti coloro che lo seguiranno, quindi questa battaglia finale si chiama nell'Islam Ultima Jihad, nella Bibbia Armageddon. Quando vi sarà quest'ultima battaglia, il Dajjal, il falso profeta, i governanti, le nazioni di questo mondo saranno sconfitte, Gesù ripristinerà sulla terra il culto del vero Dio. Quindi Dio ha fatto una promessa ai credenti, che la terra diventerà di nuovo un giardino, come era all'epoca di Adamo, e questo è scritto anche nella Sunna, è scritto nella Bibbia, ma molti cristiani non lo sanno. Quindi pensano che il Corano dica tutte altre cose rispetto alla Bibbia, ma in realtà dice le stesse cose. Chiama Gesù Spirito da Dio proveniente, che significa grande angelo di Dio, nato dal grembo della Vergine Maria, quindi puro, segno della misericordia di Dio per i mondi. Quindi il falso Islam, purtroppo, come il falso cristianesimo, ha inquinato per secoli le menti dei musulmani. E non mi riferisco all'Islam che vi era all'epoca del profeta Muhammad, tant'è che il profeta Maometto, Muhammad in arabo, quando entrò alla Kaaba per distruggere i 360 idoli che vi erano, ricordo che preservò l'immagine, l'icona della Vergine Maria e di Gesù, di suo figlio, il Messia, l'inviato da Dio. Chi è che deve tornare alla fine dei tempi? È Gesù di Nazareth, perché nel Corano è scritto che Dio lo ha elevato a sé. Quindi Gesù è vivo in cielo, posto tra i grandi angeli del trono, perché così dice la Sura 4, versetto 172. Anzi, è il più grande angelo accanto a Gibril, Gabriele, perché entrambi sono chiamati Spirito di Dio. Quindi, in poche parole, siccome Gesù tornerà ed è lui che alla fine dei tempi è detto scenderà come un giusto sovrano e governerà il mondo perché inaugurerà l'era messianica, la terra tornerà com'era l'epoca di Adamo. Quindi dopo la grande corruzione del falso profeta vi sarà un'epoca di pace e prosperità, un'epoca in cui tutta la terra tornerà a fiorire, vi sarà la vera giustizia e non vi saranno più false dottrine, ma il culto del vero Dio. Questo è il vero Islam, non è che l'Islam è qualcosa di alieno, di aberrante, come quello che vediamo in televisione, talebani, ISIS, Iran, dove si vedono le donne costrette a velarsi, quando il Corano raccomanda una semplice modestia. Quindi questo è il vero Islam. E quando si prega, non è che si deve pregare per forza 5 volte al giorno inginocchiati verso la Mecca, ma si deve pregare col cuore, perché se si pronunciano le parole con le labbra, ma non si prega col cuore, non si crede veramente a quello che c'è scritto, allora si sta mentendo. Il versetto 61 dice: Egli è una conoscenza dell'ora, non dubitate né seguitemi, questa è la retta via, non ve ne distolga Satana, egli è vostro dichiarato nemico. Quindi chi non crede questo è distolto da Satana dalla retta via, e ciò è valido sia per i cristiani che per i musulmani, perché Gesù è parola di verità, segno della misericordia di Dio per i mondi, e noi aspettiamo il suo ritorno. Seguiamo la via del profeta, che è quella di Gesù di Nazareth, il Messia, l'unto di Dio. Con questo è tutto, vi saluto.